Siamo in via Riverso, dove uno standard comunale è stato dedicato a coloro che hanno cani per portarli a spasso. C'è un orario per poter effettuare questa passeggiata e c'è un cancelletto aperto attraverso il quale possono passare i cani con i loro padroni. E giusto accanto abbiamo un'area recintata e separata in cui c'è un parco giochi per bambini. L'area dedicata alla passeggiata dei cani è questa. Che prima era utilizzata dai residenti di quei edifici, l'avevano usata abusivamente, fu loro tolta dall'amministrazione comunale per farne qualcosa di utile, e questo è utile, cioè avere un'area per il passeggio dei cani, solo che di cani non se ne vedono. Come indica il cartello, quest'area è utilizzabile alle ore 7:30 alle ore 19:30. In questo momento sono le 12 e cani non ce ne stanno, però nell'area a fianco ci sono bambini che giocano. Dovrebbero entrare da qui. Bisognerebbe aprire questo ciocchetto per poter entrare. Proviamo ad entrare, vediamo com'è. C'è un regolamento per l'area giochi e ci sono giochi, non tantissimi ma comunque sufficienti per trascorrere qualche ora con bambini piccoli. Da dove si entra qui? Buongiorno. Mi davano il cane? No, io mi riferisco all'area giochi per bambini. È questa qua l'area giochi dei bambini, siete entrati di là? Ah, di là? Sì. No, perché era chiuso dall'esterno il lucchetto. No, io l'ho aperto, sì, dall'interno l'ho aperto. Quindi è l'unico posto, sì, per accedere? Sì, penso di sì, però c'è anche questo qui. Però non so. E da dove è entrata lei? Da là, dove siete entrati voi. Però io per entrare ho dovuto aprire il lucchetto. Però ho dovuto aprire il lucchetto. E poi dopo l'avete richiuso? Sì. Come la trova quest'area per giocare? Insomma, bisogna mettere due giostrine per loro. Devono metterne qualcuno in più? Sì, qualcuno in più e poi anche le l'altalena per i bambini più piccoli. Vabbè. Perché infatti è stato un trauma farla scendere. Ma da un punto di vista pratico viene pulita quest'area, non lo vedo, molto pieno di erbaccia. Un poco sì. Non so quando è stata tagliata. Comunque la ritiene, sì, soddisfacente. Sì. Anche perché abitiamo qua fuori, quindi è pomeriggio per lei. La distrazione. Ce ne sono molti bambini che vengono? Non lo so. Insomma, viene considerata sufficiente per quello che possono essere i bisogni dei bambini, anche se bisognerebbe, come ha detto la signora con il bambino, potenziarla e magari pulirla con una maggiore frequenza, perché tutta questa erbaccia dà origine alla presenza di... Siamo nella villa comunale, esattamente alle spalle del palazzo municipale. Nell'area giochi dei bambini, qui c'è il regolamento di funzionamento dell'area giochi, che ha sì un regolamento, ma si presenta molto, ma molto poco curata. Basta guardare l'assenza completa di erba o di manutenzione, perché questa è terra battuta, che chiaramente è pericolosa per i bambini che corrono all'interno dell'area.
ci sono erbacce presenti intorno ai vari giochi, erbacce presenti nell'area tutta che dovrebbero essere eliminate se si volesse davvero offrire ai bambini un'area giochi utilizzabile senza pericolo. Invece no, la spazzatura la fa da padrona. C'è anche la inciviltà di coloro che frequentano l'area giochi, perché lasciare a terra delle lattine, cartacce, certamente non è colpa dell'amministrazione, ma chiaramente ci vorrebbe un controllo in quest'area, che come è possibile rendersi conto si presenta davvero squallida. Non credo che il primo cittadino di questa città porterebbe in quest'area i propri nipotini a giocare, perché i pericoli si presentano fin anche dall'ingresso, dove questo accesso è pieno di pietrisco, che sicuramente per bambini che corrono sempre all'interno delle aree giochi sono un pericolo costante. Questa è l'area gioco di Parco Pozzi, che è dedicata ai disabili. Ci sono ben due giostrine per loro, questa e quella. Beh, andiamo a vedere un attimo da vicino e ci rendiamo conto di qualcosa di strano, perché ci sono delle precise istruzioni che indicano come far funzionare la giostrina. Queste istruzioni dovrebbero servire per garantire la sicurezza, ma cominciamo col dire che è previsto una doppia presenza, ma comunque mancano completamente quelle che dovrebbero essere delle cinte di sicurezza per bloccare le sedie a rotelle e così consentire la rotazione di questo piano, che gira veramente a fatica. Comunque andiamo all'altra, e anche quest'altra giostrina ha le sue belle istruzioni per garantire il funzionamento e la sicurezza. Eccole le modalità di utilizzo, sono chiare, però non è chiaro come si possa utilizzarla dal momento che non c'è più nulla di quello che è scritto in quel cartello. Due strutture dedicate ai diversamente abili che sono inutilizzabili. Ne va meglio nelle aree dedicate ai bambini, dove i giochini sono rotti e posizionati su zone terrose dove una caduta potrebbe creare danni. Terrose e con buche, come sono quelle che si trovano qui, due altalena che chiaramente possono creare pericolo ai bambini, specialmente se piccoli, se dovessero andare da soli. Qui una delle sedute manca completamente e per non creare problemi qualcuno ha pensato di legarle, le due catene che avrebbero dovuto reggere il sediolino.